avanti ed è tutto pronto per questa terza corsa Premio Guglielmo, reclamare per anziani. Cavalli che completano l'allineamento in questa terza corsa, che vede di scena ancora una volta anziani a reclamare sulla distanza dei 1600 metri. In chiusura di gioco il favorito è Robo di Tuono 2.10, adesso 2.08, quindi Procida 3.87, Replica RL 4.65, le prime alternative. Sotto la doppia cifra anche il numero 9 di Sunnyside 705, ma i cavalli sono pronti per staccare e via si parte con i galoppi di diversi cavalli. Replica RL cerca di andare avanti e ci riesce facilmente su Stellaz e Pronus, che è il Rombo di Tuono, che seguono affiancati. Quindi il numero 8 di Procida, che dalla seconda fila si è allineato abbastanza, si è ha rubato diverse posizioni al via. Replica RL è attaccata adesso dal Rombo di Tuono. Vediamo se Giacomo Ferrante gli concede la strada o correrà davanti. A quanto pari va davanti e ci resta 29 primi 400 metri. Replica con all'esterno Rombo di Tuono, quindi il numero 1 di Stellaz, l'8 di Procida, il numero 9 di Sunnyside, il 2 di Prunus, e quindi ancora il 7 di Piumabon. Primi 600 metri percorsi da Replica RL in 45 spaccati. Replica R è una lunghezza di vantaggio sulla coppia formata da Stellaz e Rombo di Tuono, quindi Prunus e Procida. In terza ruota prova Sunnyside. Si arriva a metà gara che Replica tocca in 1 e 1, si va da 1, 16 e 2. Replica RL davanti su Rombo di Tuono che non persevera su esterno. Sunnyside dalle posizioni di coda si lancia in terza ruota e va a affiancare Procida che segue il Rombo di Tuono. Chilometro iniziale in 1.15.8, Replica respinge ancora il Rombo di Tuono, alle sue spalle Sunnyside e Procida con all'interno Stellaz. Siamo ai 500 finali, Replica RL e Rombo di Tuono, già richiesto a maggior impegno da Giuseppe Porzio Junior, Replica respinge ancora il Rombo di Tuono. Sunnyside invece sembra brillante in terza ruota, per vie interne Procida ma comandata da Gaspare Loverde. I cavalli sono a 250 metri dal palo, Replica RL, Rombo di Tuono, Procida e il numero 9 di Sunnyside di galoppo, all'imbocco addirittura arriva, discorso a 3 tra Replica RL e Rombo di Tuono, testa a testa fra i due, Replica arroccata alla corda, Rombo di Tuono che si avvicina passo dopo di passo, Rombo di Tuono si avvicina a Replica RL ma sul palo è ancora Replica RL a tenere il minimo degli stacchi, 2-2, qualcosina scarsi per Replica RL. La guida di Giacomo Ferrante, il training ancora di Nunzio Virgilio, che come proprietario fa bis dopo il successo della prima corsa di Otilia. Replica RL si difende con tutte le forze che ha in corpo per respingere un ottimo Rombo di Tuono che ha percorso tutta la gara al suo esterno. Per il terzo posto, Procida ha energie sufficienti per conquistare la terza moneta davanti a Piumabon. Per ordine d'arrivo, che è assolutamente ufficioso, che vede il 4 di Replica RL al primo posto davanti al 3 di Rombo di Tuono e all'8 di Procida, è tutto per la terza dalla favorita di Palermo.